Buonasera, siamo qui alla Casa del Cinema di Roma con Manuel Meri, che ha appena vinto un premio per aver interpretato il personaggio di Baby in Baby Driver, un film che adesso è in home video. Cosa ci puoi dire di questo tuo lavoro? E per coloro che lo hanno perso al cinema, perché devono recuperare in home video Baby Driver? Innanzitutto buonasera a tutti. Dunque, di questo film posso dire che mi è piaciuto molto farne parte, in particolare perché sono stato molto contento di poter prestare nuovamente la mia voce ad Ansel Elgort, che avevo già doppiato in Colpa delle Stelle, perché trovo che sia, nonostante la giovane età, un grandissimo attore. E per chi se lo fosse perso, che posso dire? Credo che Baby Driver sia un film molto particolare. Diciamo che ultimamente film di questo genere se ne sono visti pochi, perché è un film d'azione, ma c'è anche tanto amore, amicizia, e soprattutto è un film che viene accompagnato in qualunque scena, dalla più tranquilla alla più movimentata, da tanta musica. Tutto si svolge al ritmo di musica, e trovo che sia una cosa molto, molto particolare e soprattutto nuova. Quindi, per chi se lo fosse perso al cinema, ma anche per chi lo ha visto al cinema e magari vuole rivederlo, invito appunto a comprare Baby Driver in un video. E per quanto riguarda nuove lavorazioni, sto doppiando un film che è tratto da un libro che ha riscosso molto successo. E il film si intitola Love, Simon, almeno in originale, poi non so se all'uscita in Italia tradurranno il titolo. Sto doppiando nuovamente Freddy Highmore, che ho già doppiato in Arthur e il popolo dei Minimay e La musica nel cuore in Bates Motel, in una nuova serie che si chiama Good Doctor, che andrà o da gennaio o da febbraio, ancora non si sa, in prima serata su Rai 2. In onda su Sky, su Fox, c'è Snowfall, una serie molto, molto bella. E continuate a seguirci, e ringrazio voi che avete seguito questa intervista, e ringrazio te, Valerio. Grazie a te, Manuel, e alla prossima. Alla prossima.